Barcellona, Londra, Istanbul, Budapest, Parigi. Sono tante le città che visiteremo insieme con l'aiuto di amici e di ospiti che ci racconteranno i loro ricordi, le loro emozioni, gli effetti personali. Scopriremo delle cose che sulle guide turistiche non ci sono. Anzi, che me ne faccio di tutte queste guide? Non servono a nulla. Siete pronti? Andiamo, ciao! To do in another place, I see a different you. 'Cause we left and lost again, and I'll never love again. Jasmine Trinca, attrice, 30 anni. La fidanzata del freddo di romanzo criminale ha studiato archeologia e Vienna è la sua città del cuore. L'amore per Vienna com'è nato? Beh, è nato in una fase della mia adolescenza, appunto i 16 anni, in cui uno è appassionato d'arte, di letteratura, poi si guasta col tempo, però a 16 anni mi ricordo era il posto per eccellenza per me, ancora più di Parigi. Quante volte ci sei stata dopo la prima visita da giovincella, sedicelle? Sono tornata due volte per un festival di cinema che si tiene a Vienna nel mese di ottobre, insomma più o meno, e poi sono tornata altre due volte per piacere, proprio perché non mi bastava mai la forza di posti di questo tipo, cioè di capitali europee del nord. Uh-huh. È, ha questo doppio, questo, questa doppia faccia, cioè da una parte sono classiche e forse anche piuttosto rigorose, no? Sì. E poi c'è invece l'altro lato molto, molto di rottura, appunto moderno. Sei stata a vedere il Quinto Distretto? Sono stata. E ci sono stata per diversi motivi. Un po' perché c'è questo mercato all'aperto che è il mercato più grande di Vienna, insomma, bellissimo. L'aria del mercato, insomma, poi chi incontri il mercato ti restituisce molto l'idea di com'è veramente una città. Intorno a questa zona del mercato sono nati tantissimi ristoranti locali, deliziosi, e c'è questa sala degli anni 50, una sala cinematografica che si chiama Film Casino, che è uno dei posti veramente che io raccomanderei. È stata restaurata qualche anno fa in un modo assolutamente, come dire, integra, ed è bellissimo in un mondo in cui ormai ci sono solo multisala e tutto è piuttosto standardizzato, vedere ancora che cos'era una sala con le sedute, quelle di legno molto rigido, per farti stare attento, è bellissimo. Imperiale a misura d'uomo, classica e dinamica. Vienna è molto di più dei soliti cliché che la rendono universalmente celebre. Fiumi di cioccolata ricoprono ogni giorno migliaia di sacher torte. Ogni occasione è buona per un giro di valzer, che si tratti del ballo imperiale o di quello delle debuttanti. Ci sono più di 30 scuole di danza che insegnano a muovere con disinvoltura i primi passi, frequentate da turisti e viennesi, anche molto giovani. There are primarily young people who do that, and also the young people are very avid to participate in the opening ceremonies of the balls, where they have to pass a test
For example, here you see they're dancing to the left. That's what they have to perform, so that we see that they are able to perform at the ball. Direbbe mai che dietro la sua facciata classica Vienna nasconda un'anima dinamica e trasgressiva che cambia decisamente ritmo al calare delle tenebre? Tu sei iscritta archeologia? Beh, non sono più iscritta, però ho fatto degli studi classici. Non è che questo amore per Vienna in realtà è anche un amore per il passato? Beh sì, però ci sono tante cose da dire. Innanzitutto, quando io mi iscrissi ad archeologia, il mio professore di greco e latino, che appunto insegnava greco e latino, mi disse: però ricordi, sono contento della tua scelta, però ricordati che non si può non essere contemporanei. E questo in qualche modo dà anche la dimensione di cos'è Vienna, che è un posto, una città assolutamente contemporanea e forse moderna, nel senso che rispetto a dove siamo noi, molto meno conservativa. C'è una scena musicale, c'è una scena anche estrema, culturale. Si rompe con la tradizione anche nella musica. Un tempo capitale della classica, oggi Vienna è punto di riferimento europeo della musica elettronica. Vi portiamo al Flex, lungo il canale del Danubio, uno dei club più conosciuti a livello internazionale. You have to choose between 5 to 10 clubs every weekend where international DJs are playing. So, yeah, there is a lot of things to see in Vienna. Vienna has a very long musical history, but the Viennese, especially the Viennese electronic scene, was growing in the 90s, in the mid-90s, with Grude and Dorfmeister and G-Stone Recordings, and many other labels came to the scene, and especially in the last 5 years, the scene is very growing. There are very many new labels and producers and DJs, so it's a kind of a big scene here, I would say. Possiamo dire che insomma a Vienna queste due anime esistono anche perché appunto con la secessione, che a te piace tanto, la rottura c'è stata fin dall'inizio, quindi si è proseguito su due binari di tradizione e innovazione, no? Beh sì, no, certo, c'è stato anche prima molto molto invece, certo. C'è stata l'Accademia, c'è stato l'Impero, ma devo dirti che anche quell'aspetto lì, per esempio, io non sono mai stata appassionata della principessa Sissi e quando lo vedevo in televisione non riuscivo. Però quando sono andata a Vienna, una volta sono andata a vedere lì nel Hofburg, c'è il museo della principessa Sissi. Un po' vedere gli ambienti, sì. Un po' vedere anche questa storia, perché lei è stata accoltellata sul lago, insomma, aveva anche un fascino, cioè questa dimensione sempre romantica, però con... Però. Un cambio di direzione. Al tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. È il motto scritto a chiare lettere sulla testa di cavolo, come è stato ironicamente ribattezzato il Palazzo della Secessione. Die Secession ist eine Künstlerinnenvereinigung. Und hat sich, das sagt der Name Secession, eigentlich abgespalten von der Künstlerinnenvereinigung im Künstlerhaus.
Es gab also eine Gruppe rund um Klimt mit Coloman Moser, aber auch Josef Hoffmann. Und ja, aus dem Jugendstil heraus war es vor allen Dingen auch die Idee des Gesamtkunstwerkes, die dann auch das Gebäude der Sezession prägt. La secessione segna lo sviluppo dello stile Liberty, che qui si chiama Jugendstil. Per seguirne le tracce, la prima tappa è il Palazzo delle Poste di Otto Wagner. Sulla piazza del Naschmarkt due palazzine capolavoro. Quella decorata in oro da Kolomoiser e quella in maiolica a fiori di Otto Wagner. Portano la firma di Otto Wagner anche i due padiglioni di Karlsplatz, uno adibito a caffè, l'altro a ingresso della metropolitana. Un ritratto del carattere ribelle e controverso di Vienna non sarebbe completo senza una visita all'eredità architettonica di quel genio del Novecento che porta il nome di Hundertwasser. Hundertwasser also was a revolutionary. He was a very autonomous artist, although he influenced like any artist by other artists, he soon created his own distinctive style. The colors of Hundertwasser, the round shapes, the spirals, all this makes him a unique figure in art history. And also a unique figure in the visions of architecture. A solo un isolato di distanza dalla Casa dell'Arte c'è un intero condominio progettato da Hundertwasser totalmente surreale che l'artista finì di costruire nel 1985. Ambientalista convinto, due anni dopo, Hundertwasser accettò l'incarico di realizzare a Spittelau, quartiere a nord di Vienna, un inceneritore termovalorizzatore. Non ricevette alcun compenso, ma pretese garanzie certificate che l'impianto rispettasse i più alti standard ecologici. Qui intorno si passeggia, si va in bici e si viene in gita turistica. Sorprendente, no? Le sorprese a Vienna non finiscono qui. Tra poco un museo della musica tutto da scoprire e ancora tanti altri effetti personali. Restate con noi! Effetti personali, ancora in giro per Vienna con i racconti di Jasmine Trinca. Mi è venuto in mente che uno dei musei che ospitano delle opere importantissime appunto del periodo della secessione, degli artisti della secessione, per un certo periodo di notte si trasformava in un locale hard, ora non voglio dire un club privé porno, però insomma nello scantinato come pare che ci fossero... una performance. Sì, che te pare? Che mi pare? Diciamo, ti ho detto che questi qua, i nordici, hanno un lato. Avevo letto anch'io questa cosa, che ci facevano degli incontri come performance artistica. Solamente perché naturalmente anche certo. Quando no, uno fa lo sbadiglio e lo mette certo. Sotto vuoto è una performance. Artistica. Però ecco, io per come intendo l'arte io, diciamo, siamo un po' una forzatura. Sono poche le città europee con un'offerta tanto ampia di arte, divertimenti e shopping di tendenza, come Vienna. Per conoscere ancora qualche indirizzo particolare, ci affidiamo ad una guida speciale che incontriamo al Museumsquartier, Alexandra, un'italiana che da 11 anni vive a Vienna.
Ehi, ciao! Freddo, eh? Dai, entriamo. Siamo qui al Museumsquartier, che è l'area museale più grande di Vienna, che è stata trasformata nel frattempo in più musei, come anche un centro esposizioni. Ci sono dei caffè, dei locali. Qui ci troviamo di fronte alla Stiftung Ludwig, che è un museo di arte contemporanea, e dalla parte opposta c'è Leopold Museum, dove vengono conservate diverse opere di Schiele, Kokoschka e Klimt. Ma se volete diventare protagonisti della musica viennese, seguiteci. Questa è il Haus der Musik, è la casa della musica, è un museo del suono che è stato ideato circa 11 anni fa. E vi abitava il fondatore dei Villa Filarmonica, per cui riprende il percorso della musica classica, ma in una luce completamente moderna. Possono ascoltare i rumori che ci sono all'interno di un bar viennese. Dai, aspetta che te lo faccio sentire, eh? Lui è Zubin Mehta, che è anche il presidente onorario della Haus der Musik, che adesso mi sta insegnando come fare. Buona fortuna, mi dice, ne avrò bisogno. Siamo nel quartiere Freihaus, che è il primo quartiere di Vienna. Ci sono tanti ristorantini carini, come anche negozi vintage, che è veramente consigliabile conoscere. Babette è una libreria culinaria inondata di luce. Specializzata in libri di gastronomia, ha anche una cucina a vista che offre piatti sfiziosi da degustare leggendo. Il negozio accanto è un'istituzione della moda vintage. Da Flo si trovano abiti in stile Liberty e Charleston, ricamati di perline, ma anche vestiti griffati degli anni Ottanta. Persino stilisti come Stella McCartney e Marc Jacobs vengono a ispirarsi qui. Il fatto di arrivare a Vienna per la prima volta e presentare il tuo primo film deve essere stato incredibile, anche perché fossi stata tu un'attrice navigata. Cioè, no, per fortuna, no, il segreto è proprio quello, il fatto che io non fossi navigata, perché tutto quello che è accaduto con il film di Moretti è stato abbastanza importante, grande. Però è stato bello perché a Vienna comunque c'era un pubblico molto interessato e recettivo. Invece hai la tua borsettina che è un po' tipo coperta di Linus, che casualmente è giusto del biennale. Sì, perché questa è stata la mia borsa un po' portafortuna, un po' feticcio, sì. Dal 2001 fino a 2 anni fa, quando ho detto vabbè, in fondo sono una giovane donna, posso anche cambiare borsa ogni tanto. Però era una borsa che in tanti mi invidiavano, perché era molto speciale, fatta, sai, con i copertoni delle macchine. Però questa assomiglia un po' di riciclo alla Jasmine Underground. Sì, sì, e viene dalla Viennale, eh sì, dal festival. Si parte per un nuovo itinerario, questa volta alla scoperta dell'anima ecologica di Vienna, quella che ne fa una delle città più vivibili del mondo. La nostra guida è Alexa, viennese doc, innamorata dell'Italia tanto da parlare perfettamente la nostra lingua.
Vienna è una città in cui comunque si vive anche bene senza macchina, perché abbiamo un sistema ottimo anche di piste ciclabili. Abbiamo 1000 chilometri di pista ciclabile, 47% della città è superficie verde, quindi anche chi abita nel centro storico ha la possibilità di evitare, diciamo, una vita tutto con la macchina. Per chi viaggia con spirito ecologista, ecco alcuni indirizzi da non perdere nella capitale austriaca. Sul tema della Vienna ecologica abbiamo un albergo che è proprio a impatto zero. È l'unico albergo di questo genere che esiste nel mondo. Si chiama Hotel Stadthalle. Il Boutique Hotel Stadt è un esempio unico come si possono realizzare idee innovative. In un anno guadagniamo tale energia con l'acqua sotterranea, con l'impianto solare e fotovoltaico quando ne abbiamo bisogno. Abbiamo anche un garage per le biciclette. Come se preferite arrivare con la bicicletta, vi diamo 10% di sconto del prezzo. Acqua potabile filtrata a pietra e recupero di acqua piovana contribuiscono a rendere passive le stanze di questo boutique hotel. Qua siamo nella suite con una terrazza e una vista su Vienna. Avete una vista meravigliosa di Vienna. Adesso andiamo in un posto, è una farmacia in cui si può mangiare, in cui hanno i loro prodotti, le erbe sono coltivate in montagna, 50 km distante da Vienna, e qui si può anche mangiare, quindi venite con me. We are in the St. Charles Alimentary, which is part of a pharmacy, the St. Charles Apotheke. Everything that you can eat here, it's known by us where it comes from. So whatever is on the plate, we know exactly the origin. There is no supermarket. We have, this is a very tiny little place, it's only 8 seats. So yeah, it is very familiar. If sometimes we have bigger parties, we have dinners in the pharmacy as well, up to 40 people, which is very special. Che mamma sei? Spero decente, non perfetta, ma la perfezione, insomma, non dovrebbe essere di questo mondo. Quindi. La cosa divertente di viaggiare con i bambini, poi, è che puoi permetterti di fare quelle cose che altrimenti non faresti perché reputeresti eccessivamente turistiche, no? Quindi, non so, la ruota panoramica, la crociera sul Rubicon, perché loro si divertono. E per esempio mangiare la Saker. Dove la porteresti adesso a mangiare la Saker? Beh, ma io sceglierei per forza una di queste pasticcerie caffè storici, dove almeno, non soltanto gusti, vedi, perché quello fa parte del gioco, no? Sì. Delle torte di tutti i tipi, a multistrato. Comunque a me piace un piccolo caffè, architettura magnifica, però si mangia anche molto bene, si bevono buone cioccolate, che sta davanti all'Hofburg, che si chiama Grünstädel, più o meno. E poi, certo, con la scusa di una bambina mi concederei quelle cose tipo anche gli hot dog. Ci sono dei baracchini di hot dog, ma non, cioè, degli hot dog seri, perché se non ce li hanno seri lì... Però non per una bambina di 2 anni, adesso no, non esageriamo. Sono, magari sono... I
Il caffè viennese è un'istituzione. Impossibile visitare la città senza fermarsi a sorseggiare qualcosa di caldo in uno dei 650 caffè. Due indirizzi tra i tanti. Il caffè Avelka in Dorothea Gasse è il classico salotto letterario aperto dal 1939, punto di ritrovo di artisti e scrittori. Chi ama la musica invece, in LinkedIn Zeile, trova il caffè Drexler con un DJ che si alterna durante tutto il giorno. Curioso, in molti locali è consentito fumare. Per chi cerca una cucina viennese ma creativa, consigliamo il ristorante Silberwirt nello Schloss Quadrat, nel quinto distretto. Se vi trovate a fare shopping in Mariahilferstrasse e volete fare una pausa veloce, c'è il ristorante Vapiano in Theobaldgasse. La più grande e gustosa Wiener Schnitzel si mangia da Figlmüller. Una camera con vista su tutta Vienna si può trovare al Sofitel in Paterstrasse, inaugurato a dicembre e progettato da Jean Nouvel, da 240 euro in su. Piacevole e ricercato il boutique hotel Alma, il prezzo della camera parte da circa 100 euro. Se viaggiate con i bambini, non potete far loro mancare un'esperienza allo Zoom al Museum Quartier. La Vienna Card consente di avere più di 210 riduzioni e uso gratuito di metropolitana, autobus e tram per 72 ore di seguito, a soli 18,50 euro. La tariffa di partenza dei taxi è di 2,50 euro. Buon viaggio! Insomma, dopo tutte queste parole, se dovessi chiedertene una sola per definire la tua Vienna? La domanda del secolo. Beh, a questo punto, dopo tutto quello che ci siamo detti, forse direi rivoluzionaria. Rivoluzionaria. In contrasto con l'ancien regime e tutto. Che detto da una classica. Sì, appunto. Grazie. A te.